In cucina con classe, che cosa vuole dire? In cucina con classe è un'iniziativa che è partita con le classi della primaria, una classe di quarta e una classe di terza. E i bambini di questa classe si mettono in gioco nella giornata, fanno la cucina, preparano la sala, hanno fatto un po' il lavoro in classe sul galateo, hanno fatto anche il lavoro in classe per preparare il menù e poi alla serata andranno a servire, a fare il servizio con le persone che sono invitati. Saremo 130 invitati. Molto lavoro come preparazione, molta attività durante e anche questa sera. Sì, ma il grosso lavoro di preparazione per i bambini è stato fatto in classe con la maestra Alessandra e la maestra Lucia. Hanno organizzato tutta la preparazione della carta per il menù, hanno fatto carta riciclata e poi hanno preparato anche un mini corso di galateo su come presentare un tavolo, come presentare un piatto, come servire le persone, come accogliere le persone, farle sedere al tavolo. C'è tutto un grosso lavoro di preparazione che hanno fatto in classe, giustamente. La temperatura, stiamo vedendo i bambini che stanno lavorando da questa mattina lacrimente. Allora, le prime impressioni a caldo? Ma è stato bellissimo, abbiamo visto tutte queste piccole teste che sono arrivati. Si sono messi subito in gruppo a lavorare con lo chef Fabio, che aveva già preparato un po' il lavoro, diciamo, dei mini chef. E si sono messi tutti al tavolo a lavorare insieme, è stato bello, ecco. Ecco, siamo a San Vito al Mantico in questa mattinata di evento di In Cucina con Classe. Abbiamo con noi Fabio Potenzano e la maestra Alessandra Perantoni della scuola di Pescantina, l'Unide Europa. Chiediamo un attimino le loro impressioni su questo progetto abbastanza originale nel suo genere, In Cucina con Classe. Chiediamo alla maestra che cosa vuol dire In Cucina con Classe. In Cucina con Classe è stato intanto un titolo ideato dai genitori e comunque ha lo scopo di portare due classi, una terza e una quarta, fare questa sperimentazione con un cuoco famoso come Fabio. È un progetto che nasce all'interno di un progetto molto più ampio che è partito con la partecipazione e la visita alla Biennale di Venezia, perché ci stiamo interessando della casa, della sua costruzione, della sua evoluzione. È stata accolta una richiesta della rappresentante di classe che ha proposto, per sovvenzionare i nostri progetti scolastici, di affrontare una cena con i bambini e di far cucinare loro. Il progetto è un progetto emozionante, ed è emozionante proprio perché si porta la scuola al di fuori dei banchi scolastici, e questa è una cosa che penso che attualmente sia interessante, con tutti i tagli che ci sono, con le difficoltà che ci impongono anche a livello economico le nostre personalità. Ecco, noi ci stiamo battendo per portare i bambini non solo a fare la scuola sui banchi e sui libri scolastici, ma per fare dei progetti diversi, che per me sono fondamentali, anche perché danno delle conoscenze, delle esperienze nuove e loro ne hanno bisogno. Luci e colori del lago. Ritorna il concorso fotografico Viaggiando. Continuiamo a valorizzare il nostro territorio scegliendo come tema il Lago di Garda. Novità di quest'anno sarà una sezione dedicata agli alunni delle scuole. Vi aspettiamo tutti dal 12 al 21 giugno alla festa di San Vito al Mantico.
con classe, questa piccola iniziativa locale, che cosa è per te, che cosa rappresenta? Io mi occupo di ristorazione da tantissimi anni, lavoro con i professionisti, con gli adulti, faccio mille cose, però un evento, questo è veramente un evento unico. Ho già fatto qualcosa con i bambini, però mi rendo conto che per me è veramente un'emozione. Devo dire che la ristorazione oggi se ne parla tantissimo, no? Anch'io, avete detto, lavoro in TV e quindi anche contribuisco a divulgare quello che può essere il buono e il bello della ristorazione. Credo che però bisogna ritornare un pochettino, fare un passo indietro, ritornare alle origini e iniziare a sensibilizzare questi piccoli marmocchi si può dire? Chef. Questi piccoli chef. All'educazione alimentare, quindi far toccare con loro, con mano, far assaggiare, far scoprire quello che poi realmente arriva sul piatto, che non viene fuori da un pacchetto e basta, ma che deve essere trasformato. Quindi stamattina abbiamo un antipasto, abbiamo un primo composto, abbiamo un secondo col contorno, abbiamo anche il dessert, non ci siamo fatti mancare nulla. Abbiamo 40 bambini divisi in 4 gruppi che stanno appunto preparando tutto quello che c'è da fare. Devo dire che è stata un'iniziativa, un progetto fantastico, quindi grazie veramente a chi ha pensato questa cosa e spero che non rimanga qui, quindi che le persone che ci guardino, che ci ascoltano fuori, che possano prendere come esempio questa cosa, al di là delle riuscite che sono sicuro che sarà un successone, perché sono mesi che lavorano. Che poi tra l'altro il progetto non è finalizzato solo e esclusivamente alla preparazione del cibo, ma i bambini hanno anche realizzato la carta pesta dove scrivere il menù, insomma è un progetto abbastanza ampio, no? Quindi grazie veramente a loro che ci regalano emozioni alla fine, no? Sono scoprire la loro, entrare nella loro mentalità, quindi capire quelle che è la loro fantasia nel vedere alcune cose che un adulto non ci arriverebbe, quindi c'è soltanto da imparare e da loro impariamo tanto, quindi uno scambio a vicenda. Grazie a voi bambini, grazie alle maestre, grazie ai genitori, grazie a tutti i volontari, dietro abbiamo una squadra di gente che da chi lava le pentole a chi prepara ovviamente la pasta a ragù per loro, perché devono hanno anche mangiare, no? Quindi io niente, vi ringrazio e sarò a disposizione per qualsiasi altra iniziativa, perché mi fa solo che piacere. We'll be right back.
classe, i bambini delle classi terza e quarta B. Un applauso a Biagio. A Biagio, nostro cuoco di classe, grazie di cuore, i bambini delle classi terza D e quarta D. Poi chiamiamo Martina. Martina, un applauso a Martina. A Martina, nostra cuoca di classe, grazie di cuore, i bambini delle classi terza D e quarta D. Per Fabio abbiamo un piccolo presente. Ecco qua, a Fabio Potenzano, nostro migliore chef di classe, i bambini delle classi terza D e quarta D.